Nell'entroterra della costa degli Etruschi, placidamente adagiato nella rigogliosa Val di Cecina, Monte Scudaio è inserito nel novero dei borghi più belli d'Italia. Monte Scudaio è uno dei borghi più belli della Toscana. Ci troviamo nella Maremma Pisana, tra Cecina e Volterra, nell'entroterra della costa degli Etruschi. La posizione geografica è straordinaria poiché, oltre a godere del bellissimo clima, essendo sulla collina ma affacciati sul mare, da qui si raggiungono con facilità le principali città d'arte della Toscana, quindi Pisa, Firenze e anche Siena. Importanti reperti archeologici attestano insediamenti umani in questo luogo sin dall'epoca villanoviana. Già nella zona pianeggiante delle frazioni di Casagiustri e Fiorino si rilevano i primi insediamenti umani a partire dal VI secolo a.C. Mentre nel borgo, il centro collinare, i primi insediamenti umani risalgono al 1091 ed erano caratterizzati dal monastero delle suore benedettine femminile di Santa Maria, che si trova tuttora visibile in località l'abadia con i suoi resti archeologici, e il castello, che furono fondati da Gherardo V della Gherardesca. Monte Scudaio rimase per lungo periodo sotto la supremazia di questa potente famiglia. Successivamente, la Repubblica Pisana, i Fiorentini e i Marchesi Ridolfi dominarono il territorio e ne mantennero il controllo fino alla metà del Settecento. Più importante cittadino montescudaino, nato e vissuto a Montescudaio tra la fine dell'Ottocento e i primi anni del Novecento, è lo scultore Orlando Italo Griselli. Ancora qui è possibile vedere la casa natale, a lui si deve anche il monumento ai caduti che fu commissionato dopo la Prima Guerra Mondiale. Il suggestivo borgo di Montescudaio è un luogo ameno in cui il silenzio dà voce alle antiche abitazioni, alle vie incuneate e agli innumerevoli scorci che, come un sogno, ritornano ad affollare i pensieri una volta che i passi volgono altrove. Su Via della Madonna si incontrano i palazzi signorili dei nobili Ridolfi, Guerrini e, più di recente costruzione, il Palazzo Marchi Orneschi del XIX secolo. Proseguendo sulla Via della Madonna è possibile incontrare l'oratorio della Santissima Annunziata, piccolo gioiello di architettura ed anche un gioiello per la comunità. Eretto intorno al 1450, l'oratorio della Santissima Annunziata si mostra al viandante con linee eleganti e sobrie. La facciata, arricchita da due colonne in pietra, e il portale, con un timpano a cornice rilevata, è interrotto nella parte centrale da un bassorilievo raffigurante l'Annunciazione. All'interno, due pregevoli sculture raffiguranti la Madonna e l'Angelo Annunciante, simboli importanti per la comunità di Monte Scudaio. Proseguendo è possibile raggiungere il rione del Poggiarello con le casupole addossate e le meravigliose bougainville nel periodo estivo, con i tetti tipici toscani in coppi, e da qui poi si accede al belvedere del piazzale del castello. Sostare in questo punto permette al turista di ricongiungersi con se stesso, perdendosi nell'abbraccio di morbide colline e nella vista del mare che disegna l'orizzonte e delinea pensieri ed emozioni. A dominare lo splendido piazzale, l'abbazia di Santa Maria Assunta, che si erge fiera fungendo da straordinaria quinta in ciò che è, a tutti gli effetti, un palcoscenico sulla cima del mondo. Del glorioso passato è possibile oggi contemplare le antiche mura castellane e la guardiola, torre di avvistamento che fungeva da ingresso al castello e che oggi regala al borgo il fascino tipicamente medievale. Monte Scudaio è anche un borgo d'autore in cui l'arte si sposa con il paesaggio. Parliamo del progetto artistico Volti in attesa di un sorriso. Il progetto nasce nel primo lockdown e lì ho pensato di disegnare una serie di volti poetici fatti con pochissimi segni, togliendogli la bocca, togliendogli quell'elemento
che regala al prossimo non solo forme di rabbia, ma soprattutto il sorriso, e quindi creare questa menomazione. Poco distante dal centro storico, il rigoglioso parco urbano Il Boschetto, dove trascorrere piacevoli momenti di relax. Questa è un'area dove le persone possono venire per fare una passeggiata, per trovare un angolo tranquillo, ma anche dove possono trovare, per esempio, degli spazi attrezzati per poter fare sport all'aperto. Ci sono delle aree giochi per i bambini, ci sono dei tavoli per poter fare picnic, e poi c'è un'area attrezzata che viene usata per feste ed eventi, ed è un'area che è stata recentemente ristrutturata in biedilizia, a confermare quella che è la tendenza di Montescuraio ad avere un'attenzione verso l'ecologia e il rispetto dell'ambiente. Gli amanti delle escursioni possono raggiungere il Bosco degli Scornabecchi, 53 ettari di oasi naturale con itinerari che regalano esperienze uniche e scorci mozzafiato. Ci troviamo qui all'imbocco del Giardino dello Scornabecchi, che è un bosco ai piedi di Montescudaio, che vede spesso e volentieri le nostre escursioni di passaggio, perché comunque si presta molto bene, diversi sentieri da poter percorrere, è al fresco. Il lussureggiante paesaggio regala viste meravigliose. Oliveti e vigneti ricoprono le colline e rendono questo territorio unico anche dal punto di vista enogastronomico. Montescudaio è città dell'olio, città del pane e città del vino. Nel 76 è stato fondato il consorzio, dopodiché è una delle prime DOC d'Italia. È una DOC che raccoglie 7 comuni della costa, da qui fino a Volterra, escluso Volterra ovviamente, 7 piccoli comuni. Giovani imprenditori hanno saputo conquistare importanti spicchi di mercato con passione e dedizione. Tenuta la Macchia nasce nel 2012, è un'azienda molto molto piccola, perché abbiamo 3 ettari di vigneto e è la più piccola azienda della costa toscana. E questo però ci ha dato la forza e la volontà di fare qualcosa di innovativo e di nuovo, e comunque sia di cercare di emergere un pochino in un territorio comunque sia molto importante e vocato ai vini. Non mancano i prodotti d'eccellenza per una cucina toscana gourmet. Il prodotto principe del nostro territorio è il pane tipicamente sciocco, che viene cotto nel fornarnè a legna del nostro paese. Pane che a sua volta si sposa perfettamente con l'olio estratto dai nostri ulivi. Il ristorante stellato Il Frantoio propone i prodotti tipici del territorio toscano in chiave moderna, sfruttando la tecnica al servizio del gusto. Abbiamo un crostino ai fegatini, rivisitati e preparati in chiave un po' più moderna. Il fegatino è diventato una mousse, le cipolle sono all'interno della mousse, sono diventate un agrodolce, i capperi vengono utilizzati sotto forma di polvere e al posto del classico pane toscano abbiamo inserito un pan brioche. Qui potete vedere un bigolo a ragù, cotto sotto vuoto, quindi a bassa temperatura, si alleggeriscono i sapori ma allo stesso tempo si concentrano. Un turista dovrebbe sicuramente venire a Montescudaio per una vacanza rigenerante, all'insegna delle viste meravigliose mozzafiato, degli scorci meravigliosi, ma anche alla scoperta dei sapori, della storia e della cultura.